diciamo, per semplificare, li possiamo chiamare di emergency, in realtà sono tutti lavori che Massimo presenta sui Mac. Massimo Grimaldi ha deciso, in realtà questi lavori iniziano nel 2003 come serie, di presentare delle serie di slideshow, quindi una, diciamo, carrellata di immagini, e sul Mac è una modalità che parte, si avvia quando il computer è inattivo, in cui in dissolvenza ci sono delle immagini che ruotano una dopo l'altra. Lui presenta così questa serie di fotografie che o scarica dalla rete o ha fatto, e sono tutte fotografie che sono state fatte in luoghi in cui Emergency opera. Dopo la prima serie, che è questa di fotografie di Igor Pesce, che era un architetto che stava collaborando alla costruzione di un ospedale, da lì in poi in realtà il meccanismo si è articolato. Massimo ha sempre avuto un rapporto conflittuale con l'idea del fare l'artista e di che valore abbia questo sistema di valori chiusi, qual è il potere dell'immagine nella società contemporanea, e in qualche modo c'è sempre stato uno scetticismo alla base del suo lavoro. Ha fatto molti lavori testuali in cui commentava in maniera un po' dura, sarcastica, ironica la figura dell'artista o l'inutilità di fare l'artista, e quindi ha deciso con una serie di progetti di devolvere le committenze, i premi che vinceva interamente ad Emergency, e in cambio di fare questi che lui chiama reportage affettivi, cioè di andare in questi luoghi e scattare una serie di fotografie della vita quotidiana di chi abita in quel luogo, dell'ospedale che funziona, della costruzione dell'ospedale. Raccolgo qui una serie di lavori che appunto avevo cominciato ad ideare nel 2003. L'idea base era quella di mettere assieme, in straniante contrasto, l'ultimo modello di computer Apple disponibile sul mercato nel momento in cui io realizzavo un dato lavoro, e un gruppo di immagini che potevano avere diversa provenienza, ma che in qualche modo veicolavano diversi valori, una diversa pregnanza, immagini che fossero magari intime, che quindi fossero in contrasto con il design del prodotto industriale per eccellenza, quindi che coesistessero nella visione dello spettatore nello stesso momento questi due piani molto diversi, appunto il prodotto industriale, il bel prodotto industriale, e invece immagini che erano anche drammatiche, che avevano pregnanza diversa. Negli anni più recenti questa struttura di lavoro è stata applicata ai miei reportage con Emergency. Io nel 2006 ero stato invitato a presentare un progetto per un'opera d'arte pubblica nella città di Milano. Il budget per la realizzazione del lavoro erano 40.000 euro, e la mia idea era non utilizzare i soldi per costruire un qualche catafalco artistico. Volevo invece utilizzarli bene, e la mia proposta è stata allora di girare i soldi ad Emergency per l'acquisto di apparecchiature biomedicali per il centro chirurgico che loro avevano appena aperto a Khartoum. E il mio lavoro diventava un lavoro low cost, cioè l'andare lì a realizzare un reportage più che documentativo, affettivo, sull'attività dell'ospedale a cui erano stati indirizzati i soldi, e poi mostrare tutto appunto su un computer Apple di ultima generazione. Avevo già questa serie di lavori, e poi l'ho applicata a questi reportage collaborazione con Emergency, che ho continuato a fare anche negli anni successivi e anche recentemente nel 2009 con il premio Maxi 2%. In quel premio lì, il budget per quel premio erano 700.000 euro, e quindi la quantità di denaro era così enorme che mi permetteva non solo di supportare l'attività di un ospedale di Emergency, ma addirittura di avviare la costruzione di un nuovo ospedale. Cosa che è stata fatta, e l'ospedale è stato costruito in centro pediatrico di Port Sudan in Sudan. I lavori non consistono semplicemente con quello che è possibile guardare alla fine con le foto, ma in realtà con tutto il processo che ha portato a generarle. I miei progetti sono esattamente mettono
esattamente la prova, dura prova l'eticità di un'istituzione e addirittura la moralità stessa di un singolo giurato che deve decidere se assegnare i soldi per la realizzazione di una scultura a bronzo oppure ad un progetto che salva delle vite umane. L'arte tradizionalmente intesa non è capace di mettere in campo un'alternativa che abbia la stessa forza del salvare delle vite umane e quindi questo è fortemente destabilizzante, però questo è anche la struttura del lavoro, il ricatto morale fa parte della struttura del lavoro, come il colore rosso per un pittore, per un quadro. Io spero che nella mostra venga anche fuori qualche cosa di anche più complesso, più personale, perché secondo me questi lavori comunque hanno anche proprio formalmente valore, per esempio il modo in cui utilizziamo la tecnologia proprio dello slideshow e quindi nel modo in cui per esempio utilizzano la morbidezza di una sfumatura rispetto alla secchezza di un altro stato, raccontano anche di diverse relazioni con le immagini. Per esempio oggi già puoi vedere i primi lavori del 2003 e del 2005, c'è questa collaborazione per l'aspetto traumatico della guerra, quindi per esempio il lavoro, questo lavoro quasi inguardabile delle malformazioni sui neonati derivate dall'esposizione che tu vedi attraverso per esempio uno stacco molto crudo di immagini, rispetto a queste altre, ai lavori più recenti che invece sono questi reportage che lui stesso ha scattato, dove c'è una predilezione invece verso l'aspetto maggiormente aperto alla speranza del futuro, quindi c'è un'attenzione che sì, è più data verso, oltre che la bellezza dei paesaggi, degli sguardi, ma c'è proprio questa idea di apertura e di fiducia verso il futuro. Ora, che questo lavoro qui, che inizialmente sembra così freddo e così, anche se poi autoreferenziale paradossalmente, ti permetta permetta a Massimo e anche allo spettatore di articolare queste diverse dimensioni attraverso quelle che sono le possibilità dello sviluppo tecnologico, ecco, quella per esempio mi auguro che sia una cosa che venga fuori da questa mostra, che appunto per la prima volta ti riferisce.